benvenuta Sua Eccellenza Monsignor Claudio Maniago. L'accoglienza, un commento così flash, a caldo, sull'accoglienza riservata da Palagianello a Sua Eccellenza. Per usare una sola espressione direi familiare, dove familiare vuol dire proprio il far sentire a casa, far sentire il calore della casa, far sentire il benvenuto di chi però era atteso e di chi è ben voluto anche. Per cui questa è stata l'impressione, ecco, non tanto di un'accoglienza formale quanto piuttosto di un'accoglienza familiare. Questo mi ha colpito moltissimo. Molta la presenza di giovani quest'oggi, si è visto anche in chiesa. Come si concretizza oggi il vivere del tutto e subito con la strada proposta da Cristo della sofferenza ardua fatta di rinunce, ma soprattutto una sofferenza che porta alla gioia? Qual è il messaggio che Sua Eccellenza vuol dare così in estemporanea, poi avremo modo di vederci successivamente, ai giovani di Palagianello? Ma dunque, intanto, perché alla prova dei fatti il tutto e subito non riempie il cuore delle persone. Può riempire, può illudere momentaneamente, ma poi il tutto e subito si paga, e si paga pesantemente. La strada di Cristo non è una strada di rinunce, anzi, paradossalmente è una strada invece che tende alla pienezza, a un gusto della vita pieno, che per un giovane dovrebbe essere la cosa più bella. Però è molto realistico la strada del Signore, la strada del Vangelo, cioè un percorso reale, vero, dove camminare vuol dire costruire e pensare davvero a realizzare il futuro. I prossimi impegni di Sua Eccellenza sappiamo che è molto richiesto, ha detto che parte da qui il suo, diciamo, tour per la diocesi. Esatto, sì, devo fare adesso l'ingresso nelle altre città della diocesi, e quindi questo mi verrà impegnato. Intanto ho cominciato l'incontro con i sacerdoti, personale, eccetera, poi ci sono tutte le realtà, peraltro questo significa che la nostra diocesi è una diocesi molto viva, molto ricca di tantissime esperienze e che io devo imparare a conoscere, quindi mi ci vorrà anche un po' di tempo. La prima cosa che ha notato venendo qui, non solo a Palagianello, ma nella nostra diocesi, il primo scorcio anche nel naturalistico, la prima chiesa, il primo affresco, la prima... Dunque, il primo affresco è stato un affresco naturale, perché arrivando in auto, io in un posto dove non ero mai stato in vita mia, mi ha colpito moltissimo la natura, che qui è particolare certamente, non sono le colline toscane evidentemente, ma è affascinante per tanti aspetti, in questo mettere insieme le gravine, le murge, la spianata verso il mare, il golfo, ecco, direi veramente uno scenario impressionante, con questi paesi che emergono come dei veri punti di riferimento, come davvero delle luci poste davvero in evidenza e fanno da riferimento a tutti. È stata questa la cosa più affascinante. E poi devo dire, la prima volta che sono arrivato solo a Castellaneta, quindi la mia cattedrale, ecco, la facciata della mia cattedrale mi ha abbastanza commosso vederla. Ecco. Ci ha colpito molto nel saluto al sindaco questo richiamo alla collaborazione tra ente ecclesiale e istituzione, come mezzo magari per poter affrontare meglio il contesto storico di crisi economica. Può essere questo un mezzo per, diciamo, riemergere da questo buio, da questa contingenza? Ma i momenti di crisi si vivono generalmente solo se si mettono insieme tutte le forze disponibili, e la Chiesa è una forza, oggettivamente è una forza, perché lo è in quanto sostiene cristiani, è fatta di cristiani che si spendono volentieri nella società civile, perché è lì che devono costruire, diciamo, qualcosa di buono. E quindi la collaborazione, nel rispetto naturalmente delle competenze, delle singoli ambiti, perché guai a forme di ingerenze indebite, nel rispetto il servizio però è sicuramente alla stessa gente, alla stessa città, alla stessa convivenza, e quindi non può che vederci alleati, direi. Grazie a Sua Eccellenza.